Buongiorno a tutti, questa è la rubrica Belli da leggere a Coletto Domodo per Repubblica Firenze. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Daniel Lee, la poltrona della SS, Nottetempo editore. Thorsten Kroll, Gli uomini delfino, ISBN edizioni. Allora, Daniel Lee è uno storico inglese che inizia questa investigazione su questo personaggio, Grisinger, questo tedesco appartenente all'SS appunto, da Firenze. A Firenze lui si trova a una festa, una ragazza che si avvicina, sapendo che lui è un esperto di seconda guerra mondiale, si avvicina e dice: guarda, la mamma è distrutta, è andata a far ritappezzare, mettere a posto una poltrona, hanno trovato un fascicolo di documenti nazisti, però non mi risulta che la mia famiglia in alcun modo sia stata. E lui inizia a ricostruire la storia di questo Grisinger, che non è uno dei famosi cattivi che tutti conosciamo, però è un dirigente, esatto, non è Heydrich, però l'ha conosciuto, perché lui finisce anche a Praga, non è Himmler, però anche lui probabilmente lo ha in qualche maniera conosciuto. È un quadro, quindi è uno che fondamentalmente ha avuto dei ruoli di responsabilità, perché lavorava nel Ministero dell'Economia, ed era il tipo che fondamentalmente nazionalizzava le aziende cecoslovacche, e quindi faceva sì, una volta che venivano prese dai nazisti, spedivano i poveri cecoslovacchi a giro, dislocandoli nelle produzioni funzionali alla guerra. Quindi era uno che in realtà aveva delle grandi responsabilità, ma è bellissimo, è costruita questa storia, perché è un'investigazione storica che parte veramente dalle fonti primarie, il contesto storico gli è funzionale per ricostruire tutti i passaggi, perché poi finisce in Louisiana, perché ricostruisce il nonno, cioè nonni schiavisti, suprematisti bianchi, che in qualche maniera il piccolo Robert, la nonna Lina, l'aveva in qualche maniera assorbito. Poi finisce a Praga, va con la Wehrmacht, va verso l'Ucraina, quindi verso Kiev, e quasi arriva a Babijar, quindi intercetta tutte le varie fasi della costruzione del Terzo Reich, e lui si affilia, entra dentro questa organizzazione per motivi utilitaristici, della famiglia, quindi lui beneficia di tutta questa cosa. E nell'interlocuzione con le figlie, perché le figlie rimangono orfane e non sanno nulla di questo babbo, quindi è questo storico, inizia questo dialogo con la famiglia, che il nazista ha smesso di parlarne. Quindi è in realtà un grande romanzo, è anche un grande romanzo, perché parla del silenzio nella famiglia e nella società, che cosa ha creato. Quindi contro gli eroi e i grandi cattivi che puntano tutta la luce su di loro e nascondono tutto il resto. E quindi geniale. Questo è un allaccio, sembra quasi studiato, ma non lo è, vi assicuriamo. Sì, un allaccio, perché qui invece c'è il grande cattivo, c'è il responsabile, c'è la persona a cui tutti puntano il dito contro, c'è quello che ha mandato nei forni più di centinaia di migliaia di ebrei. Siamo nel 1946, la famiglia composta da quattro persone, il babbo muore, babbo appartenente all'SS muore, la moglie vedova disperata decide di recarsi in Venezuela dal fratello del babbo, quindi dallo zio medico, per continuare a vivere, per continuare a formare il suo nucleo familiare. Si presenta con la famiglia in Sud America, prendono un piccolo aereo, l'aereo precipita, collassa e si ritrovano in mezzo alla giungla. In mezzo alla giungla vengono scoperti e trattati come semi divinità, perché erano stati preceduti da un sogno di questo capo villaggio, questa capo tribù che si chiamava Yoyomi, che in realtà credo che sia un'invenzione linguistica, per cui sarebbero arrivati questi uomini, metà delfino, e per quello gli uomini delfino, non si capisce bene l'intrigo sudamericano, ma lasciamo gli uomini delfino come titolo originale, vengono trattati come semi divinità. In realtà poi tutto questo atteggiamento alla lunga stanca il popolo di questa tribù che vive sotto un'enorme gigantesca capanna in cui non ci sono barriere, stanca perché la questione ovviamente prende poca luce, ma la vicenda va avanti e ovviamente ognuno con le sue
con le sue storie personali, ci sarà l'innamoramento, ci sarà la battaglia, ci saranno le sfide, è un libro divertente, bello, potrebbe essere Salgari, è un libro molto intelligente, molto rischioso per l'argomento che tratta, perché l'argomento principale che tratta è l'argomento della razza. La razza ovviamente intesa a seconda dei punti di vista, quindi c'è la popolazione indigena, la razza ariana, la razza ebraica, soltanto per dirvi quanto crea conflitto e difficoltà nel giudizio, gli unici che hanno avere il pene circonciso sono i super ariani, quelli che sostengono, quindi già si crea una confusione, c'è l'ermafrodito, comunque è tutto giocato sull'equilibrio difficilissimo fra la razza, la sessualità e la supremazia e la... E viene risolto in maniera intelligentissima, il libro quasi alla fine che diventa un libro d'avventura, leggetelo, di SBN Edizioni, Gli Uomini Delfino, Thorstein Kroll. Ah, non vi ho detto, scusate, che si tratta di un autore mitologico e mitico, sì, che, di cui non si sa niente. Alcuni dicono è un libro uscito all'inizio del 2000 e noi subito l'avevamo tutti letti, ce l'avevamo passati. Forse australiani, non si sa. Thorstein Kroll, Gli Uomini Delfino, di SBN Edizioni. E Daniel Lee, la poltrona dell'SS. Ci vediamo alla prossima rubrica.